Ciao a tutti, oggi volevo rendervi partecipi di un trattamento che di solito io faccio alle unghie. Ultimamente sto curando particolarmente le mie unghie, una volta passata la laurea, quindi nervosismo, evito di... cioè diciamo che sto evitando di mangiarle, di mangiucchiarle, perché diciamo è un fioretto che ho fatto con me stessa, è un fatto che ho fatto con me stessa. Nulla, le mie unghie sono queste. Mi rendo conto che ho un problema di pellicine, anche di cuticole, quindi è proprio per questo che sto facendo questo trattamento, però io senza limarle nulla stanno crescendo in questo modo. Andiamo un attimo a vedere in cosa consiste questo trattamento, seguitemi e magari se vi interessa riproducete questa ricetta a casa perché è fatta con ingredienti che potete trovare in casa perfettamente, tranne per gli oli essenziali, quelli li ho presi in erboristeria, però in alternativa potete benissimo usare semplicemente la scorza di limone. Allora, vi servono delle ciotoline. Io in questo caso ne prendo una e un'altra la riempite d'acqua. Io già l'ho riempita, ho provato a riempirla con un po' d'acqua non troppo calda, leggermente tiepida. Non deve essere esageratamente tiepida o esageratamente calda, quindi temperatura ambiente, una via di mezzo. E poi ho provato a mettere un cucchiaino di aceto di mele. Perché l'aceto di mele? Perché è rinforzante. Io l'aceto di mele lo utilizzo anche per i capelli. Vediamo se metti a fuoco. Io utilizzo questo, ma se ne avete un altro in casa potete usarlo benissimo. Potete benissimo utilizzare quello che avete. Poi vi servirà, e questo quindi per la ciotolina piena d'acqua. Poi vi servirà dell'olio d'oliva, del sale, fine, ovviamente non grosso, e poi io ho utilizzato anche questi oli, olio di lavanda vera, olio di cipresso e olio di limone. Costano questi qua, questi due costano 8 euro, quello di cipresso e lavanda, mentre quello di limone, ops, non metti a fuoco. Beh, comunque fidatevi sulla parola, stanno 8 euro questi, mentre quello di limone costa sui 6 euro. Però dipende, può darsi anche che riuscite a trovare un'erboristeria che li vende a di meno, quindi a un prezzo più vantaggioso, però come prezzo non è che sia troppo esagerato, visto il loro contenuto. Cominciamo subito. Allora, prendo la ciotolina, mi siedo, prendo la mia ciotolina. Questo esattamente, e nulla, si comincia. Il mio cucchiaino. Prima di tutto prendo l'olio. Uno, due, tre, quattro e cinque. Dunque, 5 cucchiaini d'olio messi qui. Poi l'aceto di mele, anche qui lo mettiamo, un cucchiaino scarso, ma se basta pochissimo davvero. Il sale, di sale ne serve una manciata così. Quindi la mettete dentro, penso sia un bel cucchiaio come quantità. Io di solito faccio così a manciata, di solito lo faccio ad occhio, però la manciata di sale, in questo caso io ho detto un po' diciamo, le quantità per olio e aceto, ma di solito anche quelle le faccio ad occhio perché ormai è diventata un'abitudine. Mischio un po', dopo aver miscelato bene, prendo i miei oli essenziali. Lavanda, un goccetto e mescolo. Poi prendiamo gli altri due oli essenziali, questa volta cipresso,
una goccia di cipresso. Mamma mia, ha un odore molto pungente quello di cipresso. Non molte persone gradiscono la sua profumazione. Spesso lo considerano una sorta di olezzo. E poi limone. Limone, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 gocce. Quindi una di lavanda, un'altra di cipresso e 5 gocce di limone. Mescoliamo. Mesciappiamo bene, mescoliamo, mescoliamo. Adesso arriva il bello, bisogna imbrattarsi un po' le mani. Quindi si fa in questo modo, si prende il sale e lo si massaggia sulle unghie. Così. Deve essere una cosa delicata ma decisa al tempo stesso. Ecco qui. Si massaggia bene. L'effetto è questo. Bisogna massaggiare, massaggiare, massaggiare anche sui pollici. Mi stavo saltando il pollice. Parte più importante, diciamo i due pollici sono i più rovinati. Sono quelli più esposti al mangiucchiamento delle pellicine. E si fa così. Faccio vedere. Modo tutte imbrattate e poi perché no anche un po' sulle mani. Io trovo che questo rimedio sia davvero una panacea, è molto, ma davvero molto efficace. E di solito, vabbè, la quantità che vi ho appena comunicato, che ho condiviso con voi, è una quantità adatta anche per fare le unghie dei piedi. Infatti, me ne resta un altro po' e io lo userò proprio per le unghie dei piedi, perché anche le unghie dei piedi devono essere curate. Certo, non me le faccio crescere lunghe, anche perché ho intenzione di farmele crescere abbastanza lunghe queste qua delle mani. Già sto sulla buona strada, però voglio dire, quelle dei piedi comunque devono essere curate. È importante che anche questa parte del corpo sia curata. Si mescola facendo massaggi sull'unghia di questo tipo. Bene le cuticole, così. Ecco qui, così. Così. Spingete con l'unghia del pollice la cuticola verso l'interno in questo modo, con questo movimento. Noterete che col passare del tempo le unghie saranno più forti, meno fragili, le cuticole e le pellicine avranno comunque riscontreranno un certo giovamento, inoltre risulteranno anche più sbiancate. Uno scrabetto che viene fatto all'unghia. Ok, adesso con le unghie così imbrattate, io normalmente sto con le mani così senza fare nulla o metto un paio di guanti, però in questo caso velocizzerò un po' i tempi. Le sciacquo dentro l'acqua con aceto e bagnoschiuma, facendo così. Vedete che le mani dopo, differentemente da quello che magari si può pensare, non risulteranno unte, ma lisce e appena le si vorranno asciugare, ecco qui, non rimarrà la sensazione di unto sulla mano. Io adesso provvedo ad asciugare un attimo. Ecco qua. Questo è il risultato. Io le sento molto morbide, molto lisce
E oltre a questo trattamento qui, adesso metterò anche un po' di quell'olietto che vi ho fatto vedere nel video precedente della haul per le unghie, e che è un olietto molto molto carino, non l'ho pagato nemmeno tanto, e che è questo qui. Questo è un olio adatto, appunto per le cuticole. Io che cosa faccio? Quest'olio lo metto in questo modo. Ce lo metto proprio su tutta l'unghia e lo metto anche fuori l'unghia. Si vede la parte lucida dove ho messo l'olio. E la stessa cosa. Non siamo molto precise, non c'è bisogno di esserlo. Così, tanto dopo andrà massaggiato tutto. Così, questa qui, questa qui e questa qui. Benissimo, adesso lo si deve massaggiare. E nulla. Lo si lascia stare un po' in posa e poi il giorno dopo si mette l'indurente. Devono stare una giornata così belle all'aria senza avere uno strato occlusivo, appunto come per esempio può essere quello della lacca o qualsiasi altro prodotto. Si fa un bel massaggio in questo modo, si massaggiano le unghie e nulla. Questo è il risultato, lasciate riposare le unghie per una giornata, ma anche 2 giorni, l'importante è che respirino, l'importante è veramente che le unghie stiano all'aria. Nulla, questo è davvero tutto e ci vediamo alla prossima, spero che il video vi sia piaciuto e vi do un bacio. Ciao!